se mai riusciranno a formare un governo, quali sono le prime cose che dovrebbero essere nell'agenda dell'esecutivo? Una serie di misure per rendere migliore la nostra classe dirigente, non solo politica ma anche economica. L'importante è mantenere la velocità che abbiamo, non possiamo continuare a spendere soldi che non abbiamo. L'Italia non è la Grecia, se noi facciamo un guaio diventa un guaio per l'Europa. Se prendo i piani politici dei due schieramenti che hanno vinto, vogliono spendere tra il 3 e il 4 in più. Non fai altro che distruggere le future generazioni. Abbiamo una responsabilità nei confronti dei cittadini di oggi, ma vorrei dire soprattutto nei confronti dei cittadini di domani, che dovranno pagare i conti o beneficiare dei nostri errori o dei nostri successi. L'essenziale è fare tesoro degli errori del passato. Ma lei si aspetta che un governo a trazione Lega Movimento 5 Stelle riesca a combinare qualcosa? Diciamo, io una piccola possibilità gliela do, perché se non altro la buona volontà ce l'hanno, e il fatto che non siano così correlati con l'establishment dà la possibilità di fare delle misure radicali in questo senso. La democrazia dice che ci sono due schieramenti, il centrodestra come schieramento, il Movimento 5 Stelle, che hanno avuto la volontà dei partiti di governare, quindi è corretto che governino. Secondo lei il PD dovrebbe essere più attivo? Guardi, non sono un esperto in politica, ma penso che ci debba essere qualcuno all'opposizione. Se quello è il ruolo che hanno scelto, va bene. Posso capire che dopo essere stati insultati per 4-5 anni tutti i giorni, magari qualcuno dice, sai, la responsabilità, magari dovevi avercela anche tu prima, perché non mi puoi dare del delinquente per 5 anni e poi mi dici adesso io devo essere responsabile. Secondo me il PD potrebbe fare una coalizione con il Movimento 5 Stelle e questo darebbe maggiore solidità diciamo alle prospettive, però se non è disponibile, a un certo punto un governo bisogna farlo. Negli ultimi 4 anni Lega 5 Stelle il 65% delle volte hanno votato in maniera uguale, nessun altro partito l'ha fatto. Se finalmente si formerà un governo senza Berlusconi, forse si potrà fare una politica industriale in Italia che non dipende dagli interessi di Berlusconi. Il nuovo che avanza non deve neanche preoccupare più di tanto.